Lorenzo Barone, viaggiatore solitario, bentornato innanzitutto. La bicicletta dove l'hai lasciata? Prima domanda. Sta a casa perché ieri con l'amico mio siamo andati nelle gole del Valserra, ho preso una storta sulla ferrovia a tornare indietro, ecco, quindi perfetto. Per oggi niente bici. 7 anni di avventure, se le racconti, un tour in giro per l'Italia. L'ultima volta che ti ho intervistato era durante la pandemia, eri in Siberia più di 2 anni fa. Adesso questa nuova avventura da Città del Capo, sei risalito tutta l'Africa, l'Asia, poi ti sei dovuto fermare per naturalmente il conflitto. Ci racconti quest'ultima grande avventura? Beh sì, dopo un anno e mezzo in Siberia volevo un'altra esperienza, diciamo, forte che mi insegnasse cose nuove, differenti da quelle che avevo già imparato, e quindi ho deciso di partire per l'Africa perché era un continente che non conoscevo e avevo soltanto un grande punto interrogativo a riguardo. E quindi sono partito e ho fatto 3 mesi di Africa. Sono stati belli, impegnativi, tosti, ho perso 10 kg anche fisicamente, quindi sia mentalmente che fisicamente è stato molto impegnativo. E poi ho attraversato l'Asia, ma lì praticamente dal mio punto di vista finita l'Africa era finita l'avventura, anche se poi ho percorso altri quasi 10.000 chilometri. Senti, hai vissuto avventure incredibili, paesaggi straordinari, animali selvatici, insomma popolazioni anche in conflitto, sì, quindi anche problemi, non so se si può dire, con le forze dell'ordine in alcuni stati. Sì, sì. No, beh, soprattutto nella parte centro-nord dell'Africa, in Etiopia c'è ancora la guerra civile, e quindi sono passato vicino alla regione del Tigray dove appunto si sparano, si ammazzano, e sono stato arrestato per 18 ore perché lì, cioè, la legge c'è e non c'è alla fine. Quando vedi i militari non sono come quelli in Italia che sono, diciamo, normali, ma sono più scene da Rambo con i fucili, con gli AK-47 accucciati per terra e la corda che tirano per chiudere la strada. A me sembri sempre lo stesso Lorenzo, scanzonato, sorridente. Io voglio chiedere come sei cambiato in questi 2 anni, se sei cambiato. Ma dal mio punto di vista non vedo la differenza perché è graduale, quindi non me ne rendo conto. Probabilmente persone esterne se ne rendono più conto, però di sicuro in questi 7 anni, non in questi 2 nello specifico, però sono cambiato tantissimo. Prima ero molto più timido, più chiuso, mi demoralizzavo molto più facilmente anche quando semplicemente si bucava la ruota della bicicletta. Adesso invece affronto problemi più importanti e li prendo non giocando, ma comunque non mi demoralizzano più, diciamo, e supero i vari problemi. Questi ultimi 7 anni è successo di tutto, in particolare gli ultimi 2, pandemie, sì, guerre, insomma qualche incidente di percorso che è normale vista l'attività che fai, però credo che il tuo messaggio anche di inclusione, di condivisione, di integrazione sia straordinario. Ecco, raccontaci qualche cosa soprattutto che ti ha colpito dalle popolazioni, anche dell'ospitalità, no? In posti dove non avresti mai detto forse. Beh, posti dove non l'avrei mai detto è stato per esempio il nord del Caucaso in Russia. Io prima di entrarci me lo immaginavo come una zona pericolosa e anche difficile umanamente, e quindi avevo contattato l'ambasciata italiana a Mosca, mi ero informato tramite altri contatti con Russia e mi hanno detto non c'erano problemi, però comunque di stare un po' all'occhio. E invece si è rivelato la zona di tutto il viaggio e forse di tutti i viaggi che ho mai fatto più ospitale, aperta e gentile, diciamo. La domanda che ti fanno tutti, banale e scontata, chi te lo fa fare? Ma quello, anche quando me lo chiedo da solo, so che sono io stesso, perché sono io che progetto, preparo l'equipaggiamento, preparo i visti, tutto quanto, e lo faccio. Quindi se parto è perché già so che ci saranno momenti difficili, ma sono pronto per affrontarli e andare avanti anche quando non sono motivato. Senti, in questo periodo tu stai continuando a viaggiare, però sì, per un'altra motivazione, sì, come l'incontro di oggi. Sì. Ti chiedo quanto è emozionante far rivivere agli altri quello che ti ha fatto emozionare a te in primis. Beh, provo a trasmettere l'esperienza vissuta, le esperienze vissute soprattutto, il punto di vista che ha cambiato per me negli ultimi anni viaggiando.
e è emozionante ogni volta, c'ho sempre un nodo alla gola perché sono abituato più a stare in mezzo ai deserti che di fronte a un pubblico.